via si inaugurano soltanto i frighi solidali, ma un percorso ideato dalla cooperativa Kenda grazie a un finanziamento della Fondazione per il Sud con una serie, diciamo, di attori territoriali che sono stati coinvolti. Frighi solidali sono appunto un'idea che a seconda, diciamo, che saranno dei luoghi, diciamo, fisici, perché verranno appunto installati dei veri e propri frighi in vari contesti territoriali con la collaborazione di varie realtà. Pertanto, a seconda di dove verrà installato, assumerà, diciamo, un significato simbolico, diciamo, e anche di riferimento dell'intera comunità, passando da momenti, diciamo, di rafforzo alle politiche di contrasto alla povertà alimentare, pensiamo ad esempio al frigo presso la parrocchia di San Sabino, a dei momenti più, diciamo, di ritrovo e di animazione sui temi dello spreco del cibo, piuttosto che food sharing o comunque di animazione alla comunità stessa in altri presidi, ad esempio in rete con l'università, piuttosto, insomma, con altri elementi. Per noi, diciamo, è importante creare sia dei presidi, questi termini, sia parlare di cibo specialmente e in certi termini, sia promuovere stili di vita alternativi in questo momento in cui, ad esempio, la povertà alimentare è uno dei nuovi, dei vecchi, ma anche nuovamente nuovi temi legati appunto alla comunità.